Che succede quando uno strumento classico e una formazione classica incontrano il rock? Secondo me avviene una magia, quella di Micol Picchioni! Micol Picchioni, guarda! C'è dell'entusiasmo dentro questo studio per Micol Picchioni, che ci hai portato davvero un connubio anomalo, sì. Sicuramente non ordinario. Questa è la tua arpa da... Da quanto tempo? Da un anno e mezzo più o meno. Quindi, prima ne avevo un'altra, però adesso ho scelto questa qui, incredibile. Incredibile come te. E che hai una formazione decisamente classica, io l'accennavo prima, perché il maestro Muti la scelse per far parte di una delle orchestre più importanti che abbiamo, e sei stata parte di orchestre importantissime e prestigiosissime, un tour in Giappone, quindi la formazione canonica, classica, con uno strumento classico. Sì. Ti va di raggiungere gli altri ospiti e raccontarci, certo, quando hai incontrato il rock? Cioè, certo, come sei diventata rispetto al tutto classico così rock? Allora, Micol Picchioni, andiamo a scoprire insieme questa storia che inizia così, ma che arriva fino a un incontro. Che incontro è stato? Quando la tua formazione cede al rock? Allora, devo dire che ho sempre avuto il sogno del rock. L'anima rock. L'anima rock, sì. E poi tutto è nato un po' per caso, perché ho scelto una sera in Sardegna di portare l'arpa per strada. E quindi ho detto, adesso cosa suono? Non posso suonare i brani classici, ma suonerò dei brani pop, rock, che arrangiavo già da sola a casa, però non avevo la possibilità di suonarli davanti a un pubblico, perché, ripeto, ero nelle orchestre classiche prima, quindi non c'era la possibilità di far ascoltare i miei arrangiamenti al pubblico. Quindi dalla strada è nato tutto. Dalla strada è nato il rock, ma questa strada e questa storia continuano dopo la pubblicità.